Dieta e dimagrimento. Vediamo insieme come funziona una prima visita. Insieme allo specialista si valutano le abitudini nutrizionali di un soggetto per cercare di capire quali sono gli errori e come intervenire per migliorare la nutrizione. Si fa un'educazione alimentare spiegando di quanta energia ha bisogno il corpo per affrontare le giornate impegnative e quali sono gli nutrienti essenziali che permettono al nostro metabolismo di funzionare correttamente. Si fa un'analisi corporea tramite la plicometria e bioimpedenziometria che permettono di andare a stimare la percentuale di massa grassa, massa magra e l'idratazione. I risultati ottenuti si confrontano con i valori di riferimento per fissare il punto di partenza di un percorso nutrizionale. Si fa attenzione anche alla storia clinica precedente alla visita e agli ultimi esami del sangue. Una corretta nutrizione tiene sempre in considerazione le patologie diagnosticate da un medico e i medicinali che il soggetto assume al momento della visita. In seguito viene preparato un piano nutrizionale che permette di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempistiche che possono variare da soggetto a soggetto. Se l'obiettivo della visita è il dimagrimento, si sensibilizza il soggetto a muoversi di più, oltre che adottare delle sane abitudini nutrizionali. Inoltre si danno indicazioni su come organizzare un menu settimanale, la spesa, su come cucinare e proporre i cibi. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornato. Per maggiori dettagli e informazioni, visita il mio sito www.nutrifitness.bio, la mia pagina Facebook e Instagram, dove mi trovate sempre come nutrifitness.bio. Ciao!